Andrea Sebastio ci spiega il suo progetto che presenta nell'ambito del bando comunale. L'idea di questo progetto è quella di aprire un birrificio che sia a disposizione delle persone, dei privati, dove possono venire quindi a usare il nostro laboratorio e produrre quindi una birra propria, una birra con la propria ricetta, che ovviamente io e i miei collaboratori aiuteremmo a comporre, a costruire. Questa idea nasce dal fatto che la birra artigianale, la birra quindi non filtrata, non pastorizzata, sta godendo in questo momento di un ottimo successo perché è piena di gusti che l'altro tipo di prodotto non ha. Inoltre l'idea di poter dare una mano fondamentalmente alle persone che vogliono fare la propria birra ci dà appunto l'occasione di incontrare tante persone, quindi pensavamo fosse un progetto valido da inserire in questo tipo di bando, che appunto quello che cerca è quello di valorizzare aree magari più, diciamo, meno agiate. Ecco, questa è un po' l'idea. Quindi, diciamo, rientra nella categoria dell'artigianato la sua, dei servizi? Sì, in parte artigianato, perché ovviamente si tratta di produrre, di realizzare un prodotto con le proprie mani, in parte anche dei servizi, perché da certi punti di vista si possono anche organizzare corsi fondamentalmente di carattere amatoriale anche, dove le persone possono imparare in qualche modo a gestirselo anche in ambito, come dire, domestico, visto che ci sono tanti che oggi come oggi fanno la birra in casa, però magari per problemi di spazio o semplicemente di costi accessori non possono permettersi di realizzarlo.